di vernice per la nostra mostra, poi i nostri lavori seguiranno con un convegno a Palazzo Pepoli, qui c'è idealmente con me, non solo idealmente, ma al mio fianco l'assessore Mezzetti, considerato che questa iniziativa che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna assume è in strettissima, piena e totale collaborazione con l'assessorato alla cultura della Regione, quindi è un'iniziativa che la Regione promuove con forte convinzione e molto unitariamente da questo punto di vista. Fatemi dire che per noi è un momento di straordinaria importanza. Io ho visto questa mostra al Memoriale della Shoah di Parigi, insieme al direttore che è qui con me, Jacques Frege, che me l'ha illustrata, ne abbiamo ragionato di cose che possiamo fare insieme, c'è una convenzione che lega la Regione, l'Assemblea, il Memoriale della Shoah di Parigi, una passione, un'energia ed un entusiasmo contagiose, e questa per noi dopo la Shoah in Europa è il secondo appuntamento di grande rilevanza che ospitiamo. Vive il doppio tentativo di essere piegato dai regimi a logiche di discriminazione e il tentativo della persona invece di affermare con le sue capacità, con la sua volontà, che anche lo sport è uno strumento di resistenza o di affermazione di un... Ci tengo anche a ringraziare tutte le altre istituzioni che hanno collaborato a questa mostra e alla sua realizzazione qui in Italia e anche tutto il personale. In particolare desidero ringraziare la nostra rappresentante per l'Italia, la dottoressa Laura Fontana, che ha svolto un lavoro insostituibile. Voilà, je voudrais simplement insieme all'Assemblea e Memoriale della Shoah, e vuole essere un modo nuovo per guardare il fenomeno drammatico del nazismo e del fascismo nei nostri paesi, ma nell'Europa in genere, non solo sotto la lettura di ciò che è accaduto nella società, ma anche di ciò che è accaduto, ad esempio, nel mondo dello sport. Lo sport è stato contestualmente il terreno che ha conosciuto la discriminazione, ad esempio, di Arpad Weiss o di campioni che sono stati allontanati.
per lo sport in quanto ebrei, e quindi primo terreno su cui si sono fatti i conti con le leggi razziali, ma anche lo sport che consente a Jesse Owens di vincere 4 medaglie in Olimpiadi pensate per la razza ariana e pensate per il predominio tedesco sull'Europa e sul mondo. Da questo punto di vista lo sport è il primo terreno su cui si fanno i conti con il prezzo del regime, ma anche la prima forma di resistenza, di riscatto. Basta pensare a chi si è tenuto in vita nei campi di concentramento, boxore, quindi combattendo e quindi dando una ragione alla propria esistenza, o nuotatore nuotando nei laghetti ghiacciati di Auschwitz, un po' per rispondere al gioco dell'SS tedesche, ma un po' anche per tenersi vivo in quanto sportivo, in quanto affermazione della volontà di poter farci, di potersela fare e rimanere in vita. Credo che è molto importante di parlare di tutto questo, perché è vero che molte persone non capiscono che il razzismo ha una storia molto lunga, e che l'egualità fra le persone secondo il colore della pelle è una cosa molto giovane, perché al finale gli anni 90 abbiamo l'apartheid di Sudafrica, e sono nel 2012, vedi che è una cosa molto, molto giovane, e è per questo che si può capire che ci sono tifosi, per esempio, che possono cantare a Balotelli che un nero non può essere italiano, perché un nero non può essere italiano. Bisogna capire che dietro c'è una gerarchia che ha durato durante tanti secoli, che voleva dire che le persone di color bianca erano superiori alle persone di color nera, e tutto questo esiste ancora oggi, e io credo che è come se è culturale, il razzismo è una cosa culturale, come può essere il sessismo. Il sessismo è culturale.